visto quando è piovuto, bello. Non pioveva da marzo dell'anno scorso. E forse è salvo il raccolto. Va bene. Qua siamo oltre l'emergenza. Seconda fogliolina, terza fogliolina. Grazie alla pioggia la terra si è sciolta e quindi le foglioline che erano rimaste impigliate nella crosta stanno cominciando a liberarsi. Questo è un campo di evolutivo partecipativo, è un miscuglio di 2000 varietà e 750 incroci di varietà tenero. Questo è arrivato 7 anni fa dalla Siria, ne arrivarono 90 kg, quest'anno in Sicilia sono circa 60 gli ettari seminati, che permettono a questo campo di grano di funzionare come un hard disk, perché riesce a conservare la memoria di tutto quello che accade e lo porta con sé e poi lo trasferisce di generazione in generazione. Grazie alla sua diversità, questo campo riesce a combattere le infestanti. Ci sono spighe più alte, spighe più basse, spighe più scure, bionde, bianche, chicchi più o meno teneri, tenerissimi, vitrei quasi simili al duro, ma la diversità diventa potenza e occasione di evoluzione. This cold, we have never had them for 30 years. Minus 15 degrees in March is very special. And this is as I told you, a four-season garden. It's a pleasure to grow vegetables because they're nice looking. They have colors, they have different shapes of growing shapes of the plants. And these crops are designed for the winter season. We are here at the City Farm Schönbrunn in Vienna on an excursion in the context of the Diversity Food project. And that's a place for, first of all, school classes, not only in spring and summertime, but also in wintertime, as we learned today, because this research station, they do a lot of activities on winter vegetables. And the general question is, what can be grown even during wintertime, even in our climate, with a low energy input. But that's not only interesting for school classes, but also for producers. And they do a lot of research on low energy input methods of cultivating diversity. Learned about one aspect of activities of Arche Noah. That's, for example, practical research activities linking producers and chefs and diverse vegetables in order to come up with more diverse products for gastronomy. And another important aspect is the research activity on community seed banks. There was conducted a survey with 85 participants answering. And now we have these results that give the opportunity not only to the research community, but also to the farmers community to connect and discuss about the differences and the reasons how community seed banks developed in Europe.